dal punto di vista, diciamo, tecnico di come siamo scesi in campo, siamo un po' riaffacciati a quello che era successo col Bassano, avendo cambiato modulo passando al 3-5-2, e il resto non è cambiato tanto perché il carattere e lo spirito della squadra è rimasto sempre quello in tutte le partite, quindi forse rispetto all'inizio è cambiato solo, diciamo, come siamo scesi in campo, però per il resto rimane tutto uguale a prima. Dopo il pareggio, diciamo, non ci siamo accontentati perché anche, si vede anche da fuori, penso che siamo una squadra che vuole proporsi in attacco, non vuole fare grandi cose, provare a fare, come abbiamo fatto sabato, un risultato contro la prima in classifica e far vedere che noi le partite le vogliamo vincere, non ci accontentiamo del pareggio. Poi è normale che se in partita ci sono momenti in cui si soffre o altro, alcune volte può bastare anche il pareggio, però penso che sabato stavamo bene tutti, abbiamo fatto una partita ottima tutti quanti e alla fine la vittoria è stata meritata, dai. È tornato Stefano, sono contento, lui si è rimesso lì davanti alla difesa, io mi sono spostato a destra, però non faccio per me uguale sia a sinistra che a destra, preferisco, come ho già detto altre volte, da mezzala e sono felice di essere tornato in quel ruolo. Poi è ovvio che se servo in corso di partita, come è successo sabato, mi metto lì davanti alla difesa, quindi senza problemi. Le partite che vengono forse sono quelle un po' più difficili da affrontare, perché secondo me, dal mio punto di vista, è più facile prepararsi una partita come il Padova, come squadre, diciamo, di un certo valore, perché la partita si prepara da sé. Invece con squadre, diciamo, che lottano per la salvezza come noi, dobbiamo mettercela tutta come abbiamo fatto sempre, con la testa giusta e non pensando che sia facile, quindi affrontarla come abbiamo affrontato il Padova o il Pordenone. Beh, sicuramente andremo lì per cercare di fare risultato, ma non è detto che bisogna vincere per forza, quindi andiamo lì consapevoli delle nostre potenzialità, sappiamo che il Sant'Arcangelo ha giocato domenica, ha perso e noi andiamo lì cercando di. Sappiamo che loro non saranno sicuramente una squadra facile da affrontare e cercheremo di mettercela tutta e di portare a casa i punti, che è quello che serve in questo momento.